Uno dei primi ominidi di cui gli storici hanno ritrovato tracce nella Rift Valley, è l'Australopiteco. Vissuto circa 4 milioni di anni fa, questo ominide dovette adattarsi alla savana africana, cioè un ambiente con pochi alberi ed erbe molto alte. L'Australopiteco era capace di camminare per lunghi percorsi alla ricerca continua di cibo. Lentamente, nel corso della sua evoluzione, per farsi largo tra l'erba alta, diventò bipede, cioè cominciò a camminare sulle due zampe posteriori, in posizione eretta. In questo modo poteva avvistare più facilmente i predatori, e usare le zampe anteriori libere per afferrare sassi, bastoni o raccogliere frutti e radici. Con il tempo il pollice diventò sempre più mobile e distante dall'indice, diventando quasi opposto alle altre dita, permettendo una presa più forte e precisa. Il pollice opponibile, così viene definito, distingue i primati dagli altri animali. Alcune impronte fossili dell'Australopiteco sono state scoperte in Tanzania. Sono rimaste sepolte per milioni di anni, finché forti piogge le hanno riportate alla luce. Nel 1974 un gruppo di archeologi che stava scavando nella Rift Valley, si trovò di fronte a un rinvenimento sensazionale. Trovarono 52 ossa di uno scheletro datato oltre 3 milioni di anni fa. Grazie a queste ossa ricostruirono l'identità di una giovane femmina di 25 anni di età, alta poco più di un metro, con il volto largo, il naso piatto, la fronte molto bassa, e le sopracciglia sporgenti. Le ossa del bacino dimostrano che poteva camminare in posizione eretta. La lunghezza delle ossa delle braccia dimostra che sapeva anche arrampicarsi sugli alberi con l'agilità di una scimmia. Come noi uomini aveva le mani con i pollici opponibili e 32 denti. La sua alimentazione era soprattutto vegetariana, mangiava frutti, erbe, radici. I suoi denti erano grandi e arrotondati. A questa giovane fu dato dagli archeologi il nome di Lucy, dal titolo della canzone che stavano ascoltando al momento della scoperta.